Cominciamo ora col fare il turbante. Per fare il turbante facciamo un anello magico e nell'anello magico, questa volta, dopo aver fatto la catenella per bloccare, lavoreremo 8 maglie. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E 8 maglie. Stringo e faccio una maglia bassa per chiudere il giro. Ho fatto così il primo giro. Ora faccio un giro di tutti gli aumenti, quindi vado a lavorare 2 maglie in ogni maglia e arrivo a 16. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ho fatto così il secondo giro, metto il marcapunti e ora da 16 vado a 24 facendo una maglia, un aumento. Quindi lavoriamo una maglia e un aumento per tutto il giro e avremo 24 maglie. A dopo. Ho fatto il giro da 24, ora facciamo il giro da portare maglia da 24 a 32 facendo 1 2 4 l'aumento, 1, 2 maglie e l'aumento, 2 maglie e l'aumento per tutto il giro, avremo 32 maglie. Ci vediamo alla fine di questo giro. Ho fatto il giro da 32 maglie, ora faccio un giro senza fare aumenti, ma lavorando solo la costina anteriore, quindi in flow. Facciamo spostiamo il marcapunti e lavoriamo solo la costina davanti, quindi una, quella più vicina a noi, 2 3. Vedete, dal rovescio rimane una costina. 4 5. Facciamo tutto questo giro in flow. A dopo. Ho fatto il giro in flow, ora questo era il quinto giro. Adesso dal sesto giro al quindicesimo giro lavorerò sempre 32 maglie. Poi vi farò vedere come piegare e cucire il turbante. Facciamo questi giri dal 6 al quindicesimo, tutte maglie basse. Ci vediamo alla fine del quindicesimo giro. Ho fatto il quindicesimo giro e ho fatto 2 maglie bassissime per chiudere. Taglio il filo. A questo punto piego a metà il lavoro piego una parte del turbante in questo modo.
Allora, questo filo lo possiamo nascondere tranquillamente. Qui invece, dove abbiamo fatto la metà, io ho messo un segno, qui, vedete? E con del filo blu. Faccio e qui con del filo blu faccio una piega e cercando di stringere il lavoro. Per dare la forma un po' aggrinzita. Stringo bene un paio di volte. Così, vedete? Ha una piccola forma V davanti e blocco il filo, poi lo nascondo all'interno. E questo, vedete? Il turbante del nostro incantatore di serpente. Mancano gli occhietti. Modo, ecco qui. Facciamo ora il gilet. Per fare il gilet faccio, io sto utilizzando il blu, una catenella morbida di 36 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35 e 36. Faccio due maglie in 2 catenelle in più e nella quarta catenella dall'uncinetto vado a lavorare una maglia alta per tornare indietro. Rimangono 3 catenelle ed era la prima maglia alta, quindi la prima maglia alta di ogni giro sarà sostituito da 3 catenelle. Su queste catenelle lavorerò 36 maglie alte. Farò poi altri 3 giri, quindi in tutto 4 giri di maglie alte. Quindi farò 4 giri da 36 maglie alte e poi farò le diminuzioni per lo scalfo e davanti e dietro. Ho fatto i miei 4 giri di maglie alte, poi ho diviso le maglie. Allora, siccome noi ho 36 maglie, la metà di 36 sono 18, quindi ho fatto la metà di 18 per un davanti, quindi sono 9, 9 per l'altro davanti.
18 maglie dietro. Cominciamo col fare il primo davanti. Adesso ad ogni giro facciamo una diminuzione sull'apertura del davanti, quindi invece di 3 maglie faccio di 3 catenelle faccio 2 catenelle. Poi vado a fare una maglia alta non chiusa sulla seconda maglia, così, e chiudo insieme. Faccio altre 7 maglie, in tutto saranno 8. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, 7 e 8. 3 catenelle per girare e torno dall'altra parte. Questa volta invece di 8 ne farò 7, quindi una l'ho fatta con le catenelle, 2, 3, 4, 5. 6 e 7 facendo la diminuzione, quindi una maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa e chiudo tutti insieme. Ancora un'altra diminuzione, sto andando indietro, una, due, una, maglia non chiusa, chiudo insieme, quindi questa è una, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie. Quindi da 9 ogni giro ho fatto una diminuzione, sono arrivata a 6 maglie e chiudo il lavoro. Lascio un po' di filo per cucire. Ho fatto il primo davanti, facciamo il dietro, lascio 2 maglie, quindi questa è la seconda, prima e quest'altra, mi aggancio, qui col filo faccio una catenella e ne faccio altri 2 che sostituiscono la prima maglia alta, quindi poi qui vado a lavorare 2, questa è la terza, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 maglie. Faccio 3 catenelle per girare, 2 e 3. E lavoro su queste 14 maglie altri 2 giri, quindi in tutto sono 3 giri da 14 maglie. Ci vediamo dopo. Ho fatto i 3 giri da 14 e chiudo il lavoro. Vedete, ho fatto uno davanti, ho lasciato l'apertura per il braccio qui, vedete che poi cucirò così. E adesso facciamo l'ultima parte. Sempre lascio 2 maglie qui, mi aggancio con il filo e faccio le mie 3 catenelle per fare la maglia alta. 1, 2 e 3. Continuo
a maglia alta fino alla penultima, dove farò la diminuzione. Farò uguale all'altro lato. Ci vediamo dopo. Ho fatto il gilet, adesso non mi resta che cucire così sulle spalle e vestire il mio incantatore di serpenti. Questo è pronto, andiamo ora a fare le gambe. Per fare le gambe facciamo un anello magico col color carne e nell'anello magico, dopo aver lavorato la catenella per bloccare, faremo 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Stringiamo, chiudiamo con una maglia bassissima. In questo modo e facciamo un altro giro da 8 maglie, quindi una, due, tre, quattro, cinque, 6, 7 e 8. A questo punto giriamo il lavoro in modo che il dritto sia dalla nostra parte. Possiamo mettere un segnale per delimitare il giro, diciamo, e andiamo a lavorare ancora 8 maglie basse. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7 e 8 maglie basse. Nell'ultima maglia lavorata faremo adesso 2 catenelle, così, e sempre nello stesso punto lavoreremo 3 punti alti chiusi insieme, quindi uno non lo chiudo, due e non lo chiudo, tre e non lo chiudo e chiudo tutto insieme. Sposto il marcapunti e vado di nuovo a lavorare. Scusate, 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8. Sono arrivata dove ho fatto il gruppetto di maglie alte chiuse insieme e proprio sulla maglia di chiusura, questa, vedete, queste sono le due maglie delle catenelle. Proprio su questa maglia di chiusura vado a fare altre 4 maglie basse, quindi una, due, tre e quattro. Faccio ora il prossimo giro spostando il marcapunti e lavorando una maglia bassa e una diminuzione, quindi faccio una maglia bassa, due,
e una diminuzione. Una maglia bassa. E di nuovo la diminuzione. Lo faccio per tutto il giro e ritornerò ad avere sempre 8 maglie. Quindi una maglia bassa, la diminuzione, la maglia bassa e l'ultima diminuzione. Vi faccio vedere come sta venendo. Guardate, si è formato il piedino. Vedete? Ora continuerò a lavorare sempre 8 maglie basse fino al tredicesimo giro. Quindi continueremo a fare un tubicino da 8 maglie basse fino al tredicesimo giro. A dopo. Ho fatto fino al tredicesimo giro. Ora posso anche togliere il marcapunti. Vedete, questo è il davanti del piedino e questo è il dietro. Allora adesso proprio nel dietro andremo a fare delle maglie invece di basse, delle mezze maglie alte, però con gli aumenti. Quindi facciamo 1 e 2 mezze maglie alte, 3 e 4 mezze maglie alte, 5 e 6 mezze maglie alte. Facciamo adesso 4 maglie basse sul davanti, una, due, tre e quattro. Mi rimane un'altra maglia dove vado a fare l'ultimo aumento con la mezza maglia alta. Facciamo un altro giro. Io sto contando, faccio un giro di maglie di mezze maglie alte sulle maglie alte e di maglie bassissime sulle maglie basse. Quindi una, due, tre, quattro, cinque e sei mezze maglie alte sulle sei mezze maglie alte sottostanti. Sulle maglie basse faccio una, due, tre e quattro mezze maglie basse, mezze maglie bassissime e le ultime due mezze maglie. Chiudo il lavoro. Lascio un po' di filo per cucire. Ho fatto la gambina. Come vedete, dalla parte davanti è più bassa, dalla parte di dietro è leggermente più alta, in modo che mi aiuti a, vedete, facendo questo modo, a far sedere il pupazzetto. Qui dentro inserisco un moscovolino, prendiamo la misura, così. In questo modo, un altro pezzettino qui, tagliamo lo scovolino, pieghiamo un po' in modo che non fuoriesca la punta e inseriamo lo scovolino nella gambetta, facendo piegare all'altezza qui del piedino. Se vedete che è
troppo lungo, potete ripiegarlo all'interno in questo modo. Mettiamo qui anche un pochino di ovatta, poca poca. In questo modo. E andremo a cucire qui le gambette dalla parte di dietro, vedete, sul dietro, qui, in questo modo, con la parte più alta dietro, la parte più bassa davanti. Io ne ho fatte, vedete, già un'altra, due. Ho fatto anche la scarpina, vedete? Adesso vi faccio vedere come l'ho fatta. Ho fatto semplicemente un anello magico. Nell'anello magico ho fatto la catenella per bloccare e poi ho fatto 4 mezze maglie alte, una, due, tre e quattro. Ho stretto, ho girato il lavoro, ho lavorato in righe e ho fatto una, due e tre catenelle. Nello stesso punto ho lavorato una maglia alta e altre 3 maglie alte nelle altre 3 maglie alte, due, ho girato di nuovo il lavoro e adesso ho fatto 5 maglie alte chiuse insieme, quindi le ho lavorate tutte a metà, una, due, tre, quattro e 5 maglie alte a metà, le chiudo insieme e chiudo il lavoro. Lascio un po' di filo lungo per cucire. Eccolo qua. Questa è la scarpina. Poi l'ho cucita qui, agganciandolo, vedete, con delle striscette. Semplicemente. Passiamo al prossimo. Facciamo ora il cesto del serpente. Quindi per fare il cesto del serpente facciamo sempre il nostro solito anello magico, la nostra catenella per bloccare e 8 maglie, una, due, quattro, cinque, sei, e 8. Stringiamo e chiudiamo con la maglia bassissima. Abbiamo fatto così il primo giro. Faremo adesso degli aumenti fino ad arrivare a 40, quindi questi sono 8. Adesso faremo un giro di tutti gli aumenti e diventano 16. Poi faremo una maglia e un aumento e diventano 24. Poi faremo 2 maglie e un aumento e diventano 32, poi faremo 3 maglie e un aumento e diventano 40, quindi arriviamo a fare un cerchietto da 40. A dopo. Ho fatto il mio cerchietto da 40, ora faccio un giro di 40 maglie lavorando in blocco, quindi solo la costina di dietro, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e vado avanti per tutto il giro. Ho fatto il giro in blocco, vedete? Adesso faccio 3 giri da 40 maglie senza fare nessun aumento, lavorando normalmente. Quindi facciamo una maglia su una maglia, 2, 3, 4, 5, così, e andiamo avanti. Allora, ho fatto i giri da 40 maglie, adesso ricomincio con le diminuzioni, quindi faccio
3 maglie e una diminuzione, quindi lavoro una, due, tre maglie basse e la diminuzione, tre maglie basse e la diminuzione per tutto il giro. Alla fine avrò 32 maglie. A dopo. Ho portato le maglie a 32, adesso sposto di nuovo il marcapunti e porto le maglie da 32 a 24, facendo 2 maglie basse, quindi adesso prima ne ho fatte 3 e la diminuzione, adesso ne faccio una, 2 maglie basse e la diminuzione, una, 2 maglie basse e la diminuzione per tutto il giro, avremo 24 maglie. Facciamo questo giro. Ho fatto anche questo giro di diminuzioni, facciamo ancora l'ultimo giro di diminuzioni, sportiamo il marcapunti e adesso facciamo una maglia e una diminuzione. Una maglia e una diminuzione, lo facciamo per tutto il giro ed avremo 16 maglie. A dopo. Ho fatto questo giro, adesso posso togliere il marcapunti perché ho finito. Faccio 2 maglie bassissime e chiudo il lavoro, quindi 1 e 2 maglie bassissime. Mi lascio un po' di filo perché così posso attaccarci il coperchio. In questo modo. Metto un po' di imbottitura intorno intorno e al centro lo lascio libero per il serpente. Ecco qui. Facciamo adesso il coperchio. Per fare il coperchio partiamo sempre dal nostro anello magico. Blocchiamo sempre con la catenella e facciamo 8 maglie come abbiamo fatto per iniziare, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglie. Chiudiamo, blocchiamo con una maglia bassissima e abbiamo fatto il primo giro. Facciamo adesso un giro di tutte e aumenta, da 8 andiamo a 16, poi facciamo 2 giri da 16 maglie. Dopo aver fatto 2 giri da 16 maglie, possiamo chiudere il lavoro. Quindi, primo giro da 8, un giro di aumenti a 16, terzo e quarto giro da 16 maglie e chiudiamo il lavoro. A dopo. Ho fatto i miei giri, chiudo facendo 2 maglie bassissime e taglio il filo che poi nasconderò. E questo è il coperchio che poi aggancerò qui, in questo modo. Facciamo la parte che serve per prendere il coperchio. Allora, intanto tagliamo questi fili che non servono. Per fare questo facciamo sempre
sempre lo stesso colore, 3 catenelle, una, due e 3 catenelle e torniamo indietro con 2 maglie bassissime, una e 2 maglie bassissime e chiudo il lavoro. Faccio passare all'interno qui l'altro filo. E blocco dal rovescio tutti i fili. Ed ecco il coperchio. Adesso facciamo il flauto. Allora, per fare il flauto facciamo sempre il nostro solito anello magico col filato marrone. Blocchiamo con la nostra solita catenella e lavoriamo 4 maglie basse, 2, 3 e 4. Stringiamo il lavoro chiudiamo come sempre. La maglia bassissima e lavoriamo un tubolare di 4 maglie, sempre 4 maglie, fino al settimo giro. Quindi lavoreremo 4 maglie per 7 giri. A dopo. Ho fatto il mio tubolare da 4 maglie. Ora l'ultimo giro farò tutti aumenti, quindi farò 1, 3 4. Cinque e sei e nell'ultima maglia sette e otto. Vedete? Ho fatto la parte larga del flauto. Adesso con una maglia bassissima chiudo il lavoro. E nascondo il filo all'interno e abbiamo fatto anche il flauto. Adesso facciamo il serpente. Serpente facciamo il nostro anello magico con la nostra solita catenella per bloccare e le nostre 4, questa volta 4 maglie, una, 2, 3 e 4 maglie. Chiudiamo il lavoro, blocchiamo il giro con la maglia bassissima. Eccolo qui. E abbiamo fatto il primo giro. Stringiamo il lavoro. Ora facciamo tutti aumenti, quindi da 4 arriviamo a 8. Allora, 1 e 2, 3 e 4,
5 e 6, 7 e 8. Abbiamo fatto così anche il secondo giro. Siamo attenti a girare il lavoro in modo che il dritto venga dalla nostra parte. E adesso, dove abbiamo fatto qui l'ultimo aumento, facciamo 3 maglie alte chiuse assieme, quindi una maglia alta, due maglie alte non chiuse e 3 maglie alte non chiuse. Le chiudiamo tutte insieme. Adesso facciamo 4 maglie basse, quindi facciamo una, due, tre e 4 maglie basse. Facciamo di nuovo 3 maglie chiuse assieme, 3 maglie alte chiuse assieme. Quindi sempre qui lavoriamo. Una maglia alta, due maglie alte e 3 maglie alte e le chiudiamo insieme. Continuiamo a fare le nostre 4 maglie basse. Una, due, e 4. Spingiamo bene indietro in questo modo perché altrimenti non vediamo il lavoro come sta a venire. Vedete così. Adesso facciamo uscire il gruppetto di maglie basse e adesso facciamo un altro giro. Da 8 maglie basse saltando la maglia che chiude le maglie alte. Quindi riprendiamo da qui, possiamo mettere adesso un marcapunti volendo, così possiamo conteggiare i punti. Saltando questa maglia qui che chiude, vedete questa che chiude, andiamo a fare di subito dall'altra parte la maglia bassa e quindi faremo una maglia bassa, due maglie basse, 3 maglie basse e 4 maglie basse. Qui abbiamo ancora la maglia che chiude le altre maglie, saltiamo questa e andiamo a fare da quest'altra parte le 4 maglie basse. Una, due, tre e 4. Faccio vedere come sta a venire. Nascondiamo all'interno il filo d'inizio che ci dà fastidio. In questo modo, così non lo vediamo. E adesso continuiamo a lavorare fino al 29° giro, vedete? Questa è la testa del serpente, ve lo faccio vedere meglio, vedete?
Qui poi metteremo la lingua e faremo gli occhietti. Continueremo questo tubolare da 8 maglie fino al 29° giro. Questo che abbiamo fatto era il quarto, quindi andiamo avanti fino al 29° giro. A dopo. Allora, sono arrivata a fare la lunghezza del serpente. Adesso faccio un giro di tutte diminuzioni riportando le maglie a 4 e poi chiudo con l'ago. Quindi facciamo una diminuzione, due diminuzioni, tre diminuzioni e l'ultima diminuzione. L'ultima. Ecco, non riesco a prenderlo. Chiudo il lavoro, mi lascio un po' di filo per poter chiudere col l'ago. A questo punto inserisco nel serpente, tolgo il marcapunti, inserisco nel serpente, prendo la misura, piego, ma non far uscire, inserisco nel serpente uno scovolino per poterlo e rinseriamo qui nel foro. Che è un po' strettino in quanto abbiamo chiuso. Fino in fondo e poi ricamiamo la lingua e gli occhietti sulla testa del serpente. Allora, i pezzi sono tutti qua, adesso non ci resta che montarli. Spero di essere stata chiara, ci vediamo al prossimo tutorial, grazie!